un giorno mi è venuta questa diretta oggi della Zuppa di Porro, sempre dall'aeroporto di Genova. Il giovedì ci si trova a Genova spesso, allora qual era la sua questione fondamentale? Beh, oggi sui giornali la questione fondamentale riguarda ovviamente Salvini, e la sintesi migliore, forse incastica, dei titoli di oggi è quella che fa Sallusti sul giornale, cioè Salvini in trappola. La metafora che usa è piuttosto interessante, e cioè dice: quando vedete durante una pioggia torrenziale, vedete qualcuno che ha un ombrello in mano e non lo apre, ci sono due possibilità. La prima è che sia pazzo, e la seconda è che ci sia un buon motivo per il quale questo ombrello non si possa aprire, o è rotto, oppure dimostra qualche cosa che non si vuole neanche sapere. Beh, insomma, è questa la condizione, secondo Sallusti, di Salvini, perché dice: per quale motivo al mondo non va ad elezioni anticipate Salvini dopo quello che sta succedendo e dopo questa trappola giudiziaria in cui si è venuto a trovare? Almeno questa è la posizione, mi sembra di capire, di Sallusti. Dall'altra parte, insomma, ci sono le indiscrezioni sulle posizioni di Di Maio, cioè del suo alleato di governo, che secondo il Messaggero, forse più esplicito di tutti, dice: se facesse cadere il governo ora, questo è l'indiscrezione, diciamo il leak che viene da Di Maio, se facesse cadere il governo ora, dice Di Maio, beh, insomma, ammetterebbe la sua colpevolezza. Nel frattempo ovviamente Repubblica bastona, come è normale che sia, e continua sulla super teste, così viene chiamato l'avvocato Meranda, mi sembra che non ho scritto male, Meranda, che è questo avvocato che si trovava tra le sei persone all'hotel Metropol, insieme quindi al consulente di Salvini Savoini e a una terza persona della Lega più ai tre russi. E dice l'avvocato Meranda, il cui ritratto oggi è fatto da Giacomo Amadori sulla Verità, tra massoneria, affari e diciamo posizioni politiche non certo di sinistra, beh, insomma, questo avvocato Meranda era lì proprio per fare questo affare che però non si è concluso, e su questo dubbi non ce ne sono. Bisogna anche dire a tutti quanti voi, perché è evidente, tutto evidente, che per il nostro codice di procedura penale l'attentata corruzione internazionale è esattamente più o meno quanto la corruzione internazionale, quindi il tentativo non toglie forza all'eventuale reato se dovesse essere dimostrato tale. La Stampa oggi, secondo La Stampa, il titolone della Stampa sarebbe un grande scoop. Repubblica e Stampa hanno il medesimo editore. Il grande scoop della Stampa è che ci sarebbe una mail in cui si dimostra che Salvini era a conoscenza del fatto che Savoini potesse partecipare a una cena con Putin. Allora, il fatto che qualcuno possa immaginare che questo Savoini non fosse legato a Salvini, secondo me è follia, così come è stato sbagliato da parte di Salvini diciamo liquidare la vicenda. A differenza di Siri, che l'ha subito intestata, in questo caso Salvini ha detto: ma chi è questo Savoini? In realtà chi è non si può dire, perché ci sono decine di presenze insieme. Quello che io posso capire è che forse un leader politico non si ricorda esattamente tutta la sua corte, ma comunque della sua corte certamente faceva parte, e La Stampa lo dimostra attraverso una mail che avrebbe ricevuto Salvini di invito a una cena con Putin. La questione fondamentale per andare alla ciccia di questa vicenda russa è del tutto evidente, cioè io vorrei fare 2 più 2. Che cosa è successo? È successo che Salvini è andato in Russia, è stato un grande amico della Russia, ha sempre pensato che non si dovessero fare le sanzioni economiche, e poi dopo, ovviamente, per diventare Presidente del Consiglio non basta la vicinanza alla Russia, anzi tutt'altro che la vicinanza alla Russia, serve quella all'America. Viaggio in America, incontro con Mike Pompeo, ex capo della CIA, e con i grandi che pensano l'America, ritorna in Italia, visita di Putin che lo tratta così e così, e soprattutto dopo pochi giorni si svela quello che è successo all'hotel Metropol attraverso evidentemente i servizi segreti russi o chi per sono. E qualcuno dice che i miei capelli sono al top perché avrò un barbiere russo. Comunque, insomma, che sia stato incastrato dai servizi russi in questa maniera è, diciamo, è la pistola fumante, il maggiordomo in un giallo di seconda serie. È chiaro quello che è successo, questo non toglie che incastrato o non incastrato la vicenda sia del tutto succosa, e quindi, come dice
oggi appunto Sallusti, conviene veramente per lui continuare a non andare a votare? Beh, insomma, secondo Sallusti no. Altre questioni, beh, c'è un'intervista di Moavero oggi al Corriere della Sera con cui apre, vi spieghiamo come sarà il nuovo patto che andremo a portare al Consiglio Europeo sulle domani, mi sembra, sull'immigrazione, corridoi umanitari, zone franche, insomma io non riesco a capire esattamente di che cosa si tratti, domani capiremo meglio quando la proposta verrà dettagliata. All'Italia, l'altro grande tema di questi giorni, su Alitalia invece la situazione secondo il Messaggero è praticamente fatta con Atlantia, cioè quella che, a cui si deve togliere le autostrade, invece potrebbe diventare l'azionista al 30% di Alitalia, perché lo vuole Delta, l'azionista americano di Alitalia, secondo quello che dice oggi Di Mito. E l'altro, certo, un conto è essere amico della Russia, un conto sono i finanziamenti illeciti, questo voleva anche per il PC dei bei tempi, dice qualcuno di voi. Vabbè, comunque l'Alitalia sarebbe, Atlantia sarebbe in Alitalia per volere di Delta, che dice io in Alitalia non entro se non ci sono anche i Benetton. Invece per il Sole 24 Ore sarebbero ancora in corsa Toto e Efromovic e Atlantia stessa, quindi più aperta, però la cosa si deve chiudere entro il 15, cioè entro domani, tutto sommato dovremmo sapere qualche cosa. Bagnoli, l'apertura del Corriere del Mezzogiorno, mi sembra il Mattino, invece c'è un riquadrino: dopo 5 anni hanno dissequestrato, un saluto al Corriere di Malta, dopo 5 anni hanno dissequestrato quei terreni che dovrebbero essere bonificati. La Lezzi gode, ringrazia i magistrati, non capendo che sono proprio i magistrati sia a Taranto sia a Bagnoli ad aver incasinato la vicenda. Direi che a Bagnoli forse con qualche ragione in più rispetto a quella che sta avvenendo a Taranto. Ultima cosa, le figurine Panini in vendita per la sesta volta, per 1 miliardo gli americani li vogliono comprare, ma bene ricordare che la famiglia la vendette già nel 1988 al britannico Maxwell. Tra poco un bel pezzo di Desiderio che pubblichiamo sulla storia che tutti quanti i giornali raccontano, l'allenatore che ha voluto fare questo outing sulla sua grave malattia, e quindi tra poco sul sito nicolaporro.it il nostro punto di vista. Ciao!